Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nella Sala San Francesco, luogo di incontro con Padre Pio, per raccontarvi quello che accadeva spesso con diversi che venivano mandati via dal confessionale. Ecco, mandati via è una parola dolce, venivano proprio cacciati. Questa necessità, scrive Padre Alberto, di far comprendere l'orrore del peccato, l'offesa che si reca a Dio, come pure la forte volontà di fare tutto ciò che è possibile per collaborare alla salvezza delle anime, lo portava ad usare così questo contegno a volte aspro. Mi dispiace vederli tanto soffrire, diceva Padre Pio. Per togliere un dispiacere a qualcuno non troverei difficoltà a tirarmi una pugnalata al cuore. Sì, mi sarebbe più facile prima di fare un rimprovero ad un'anima. Lo soffro io. Non sono io però che opero, ma colui che è in me e che è al di sopra di me. Ecco, questo sistema, basti pensare alle assoluzioni negate. Lui diceva: io uso questo sistema con determinate anime per dare ad esse una scossa, perché specie per certi peccati si passa facilmente dalla confessione al peccato e dal peccato alla confessione. Poi, per spronare l'anima e mettersi seriamente sulla via retta e a cominciare una buona volta a usare i suoi mezzi per la redenzione. Si potrebbe obiettare che a volte il penitente potrebbe anche non tornare più, così come è accaduto per molti. E anche in questo caso io mi domando se sia meglio abituarsi al peccato e alla confessione, che in fondo vorrebbe dire sacrilegio, o per mancanza di serio proposito, o di pentimento e quindi di inganno di coscienza, o sapere di essere in disgrazia di Dio. In questi casi, scrive ancora Padre Alberto riportando le parole di Padre Pio, preferisco il secondo sistema. Certo, uno mandato via senza soluzione può andare da un altro, ma io non mi sento di assolverlo. Infatti i peccatori che venivano mandati via senza soluzione o piangevano inconsolabili o si ribellavano, non comprendendo così la ragione dell'assoluzione negata. Quindi la necessità di una vera conversione non c'era. Allora molti, scrive Padre Alberto, venivano a confessarsi da noi, che attendevano alle confessioni nella chiesa grande, mettendoci a volte anche in imbarazzo se dare o negare l'assoluzione. Qualche volta interrogammo Padre Pio per sapere come comportarci. Allora Padre Pio, illuminato dalla grazia, prudente e buono, disse: quello che faccio io voi non potete farlo, regolatevi con prudenza, carità e comprensione. È vero, scrive Padre Alberto, che i penitenti non assolti da Padre Pio andavano via tristi, adirati, ma sempre rassegnati e penosi. Una forza ignota, la grazia di Dio, dopo mesi o anni poi, li riconduceva a lui, pentiti e convertiti.